Siamo davanti all'ingresso secondario del Palazzo del Carmine a Partinico con il responsabile, il consulente per la disabilità Angelo Barretta. Ho in mano un invito, un semplice invito alla presentazione di un libro che si è svolta domenica 4 maggio qui al Palazzo dei Carmelitani. Angelo Barretta era invitato, non ha partecipato perché si è svolto naturalmente a secondo piano nella sala grande del palazzo e lui non può andare su perché l'ascensore non funziona. Tu una mattina mi hai chiamato perché avevi il piacere di farci notare come, dopo il tuo intervento, stavano aggiustando, ripristinando l'ascensore. Quel tecnico non è mai arrivato. Dall'ufficio cosa ti hanno detto? Allora, dall'ufficio mi hanno detto che il tecnico è venuto in ufficio per venire a ripristinare l'ascensore, però si sono accorti che non avevano il contratto. Il contratto era scaduto. Allora, io chiedo che in queste situazioni, in queste cose, in una categoria protetta, di agevolare questi contratti per quanto riguarda non farli scadere, direttamente farli prima che scadano i contratti per quanto riguarda gli ascensori, per quanto riguarda le scale mobili, per quanto riguarda. Io chiedo una maggiore attenzione per quanto riguarda la categoria protetta. Angelo, un'altra cosa, qualche mese fa parlammo di pulmini per disabili che sono arrivati già lo scorso anno. L'assessore mi disse che era un problema della copertura assicurativa che avrebbero risolto entro qualche giorno. Ma questi pulmini funzionano? Sono in giro o no? Allora, i pulmini sono assicurati. Martedì sono stato io alla casa di riposo per parlare direttamente con l'assessore. L'assessore mi ha assicurato che in breve ci sarà una riunione per vedere chi ha di bisogno di questi pulmini e giustamente metterli a disposizione. Però io chiedo all'assessore, visto che ho l'opportunità di farlo, di muoversi per quanto riguarda queste cose, perché ci sono persone che hanno di bisogno di fare trasporto per la terapia. Io voglio fare un appello, se mi permetti, insieme a te, dando per scontato la buona volontà dell'assessore di Partinico al ramo e del sindaco, e noi ci crediamo che loro vogliono risolvere il problema, però li inviterei, tu ci procuri due carrozzine, io, l'assessore Angelo, passiamo un giorno in carrozzina per vedere e riscontrare quali sono le difficoltà che vive una persona costretta a camminare sulla sedia a rotelle. Quindi, se voi siete oberati naturalmente da impegni molto importanti, pensate che chi non può muoversi sulle proprie gambe non può vivere una vita normale ed è compito nostro agevolarli. Quindi io invito l'assessore al ramo, che è Provenzano, che è sempre molto disponibile. Procuriamoci due carrozzine e passiamo un giorno, documentate dalla telecamera, in giro noi ed Angelo Barretta per il paese. Poi per capirlo eventualmente meglio, noi trasmettiamo un video, un documentario di 17 minuti, spesse volte durante il giorno, realizzato dal nostro amico Ninni Gambino, e fa vedere lui in quel video qual è la differenza tra un uomo che esce da casa sulle proprie gambe e un uomo che cammina sulla sedia a rotelle. Vi inviterei a guardarlo perché può indubbiamente farvi riflettere.